per noi è tempo probabilmente di dare nuovamente spazio alla musica, per esempio alla musica dal vivo, che in questi anni ha sofferto un po' nel contesto appunto della, se vuoi, anche di spazi che normalmente erano accessibili a band magari non troppo conosciute come possiamo essere noi, che vabbè, anche se suoniamo da 20 anni, però non siamo ancora una band underground, siamo una band underground. Probabilmente sì, questo sicuramente, e forse anche tempo in qualche modo dal punto di vista più, diciamo, generale, di iniziare a capire il tempo che stiamo vivendo, perché comunque è un momento, diciamo, molto difficile da decifrare anche per quanto riguarda gli eventi sociopolitici che viviamo, e in qualche modo c'è la percezione di avere molte informazioni, abbiamo molte informazioni ma molta poca conoscenza, molta poca capacità di analizzare criticamente il tempo che stiamo vivendo, e molte persone che avevano comunque una presa sui tempi se ne sono andate, proprio sono morte, nel senso che molte persone anche che avevano, diciamo così, un'analisi lucida del tempo, potevano offrire un'analisi lucida del tempo, quindi in qualche modo adesso secondo me è tempo di iniziare a rivedere, a riguardare la società andando un po' al di sopra di quello che è il fiume di informazione che ci arriva e che a volte rischia anche un po' di confonderci. Qual è stato il nostro punto di volta come band? Sicuramente per l'incarnazione attuale del gruppo è stato quando siamo diventati un trio, cioè più o meno nel 2001, a cavallo tra il 2001 e il 2002. E quello è stato sicuramente un momento che ha ridefinito un po' il nostro modo di suonare, anche se l'attitudine, l'approccio è rimasto sempre lo stesso. Il fatto di poter condividere il palco con quella che parlo per me è la mia band preferita, e penso sia una delle band preferite anche dei miei compagni di gruppo, è stata un'esperienza veramente incredibile, e sicuramente vedere come loro affrontano, è stato, guarda, molto bello vedere come loro affrontano anche il rapporto con i gruppi che suonano con loro. Noi non abbiamo alcun'altra tentazione se non quella di continuare a fare quello che facciamo e farlo sempre meglio. Quello che ci succede attorno, noi lo viviamo un po' come il tempo atmosferico: un giorno piove, un giorno c'è la neve, un altro giorno c'è il sole, sono 40 gradi. Ma noi continuiamo a fare quello che facciamo. Ovviamente il mondo che ci circonda ci influenza le nostre vite. Ma per quanto riguarda la musica, noi non abbiamo voglia di cambiare se non per delle esigenze che sentiamo noi. Io parlo anche da appassionato di musica, perché io sono uno che i dischi li ha sempre comprati, continuo a comprarli, possibilmente nel formato a cui sono più legato, che è il disco in vinile. È bello che adesso c'è il vinile, no? Mentre prima erano i dischi, adesso c'è questa definizione, no? Chimica, no? Il vinile. Qualcosa sarà sicuramente cambiato, ma secondo me, cioè, gli appassionati di musica in genere cercano di non soltanto di accumulare dei file, ma di avere qualcosa che rifletta in qualche modo quella che è l'estetica di un gruppo, che non è soltanto, cioè, è principalmente la musica, ma è anche, diciamo così, il modo in cui tu presenti quello che fai. E per esempio le copertine dei dischi e questi aspetti per noi sono molto importanti. Io sono cresciuto contemplando le copertine dei dischi che mi piacevano di più e traendo dei significati anche da quello che è il packaging, se vuoi, della musica, non soltanto dai suoni, che rimangono comunque una cosa fondamentale. Quindi sì, le cose sono cambiate, vediamo che
che questi strumenti nuovi che ci sono sicuramente utilissimi per conoscere delle cose che prima sarebbe stato molto difficile riuscire a ascoltare. Io facevo salti mortali negli anni 80, la seconda metà degli anni 80, quando ho iniziato a appassionarmi di musica, anche per ascoltare una canzone di un gruppo che mi piaceva. Ci mettevo dei mesi a trovare il disco, magari dovevo contattare un amico. Adesso il fatto di riuscire a pochi secondi a soddisfare qualsiasi curiosità è una cosa positiva, però a volte può essere un po' una forma di assuefazione. Tornando al discorso del fiume di informazioni che facevamo prima, può diventare anche un modo per dire ok, cioè mi sono scaricato l'intera discografia di, che ne so, gli Asker 2, e quindi conosco gli Asker 2, li ho vissuti, li ho esperiti. Secondo me ci vuole un po' di tempo e un po' di, anche un po' di ricerca, se vuoi, per riuscire a vivere un rapporto che non sia superficiale con la musica. Now he's doing hard.